Ovvero la porta delle fave, che è una cosa che non conoscevo, forse anche perché io ho un figlio maschio, ma anche lei ha un figlio maschio, e quindi è una cosa, è una sorta di porta finta da dove possono entrare le fave nelle camerette dei bambini. Ovviamente ho pensato a fare una porta per gli elfi, visto che abbiamo dei bambini. In rete già ce ne sono tanti esempi, se ne trovano. Quindi ho pensato di farla anch'io, anche se mio figlio ormai va per 8 anni, non so quanto sia interessato ancora agli elfi, però ne preparerò alcune per loro e anche per mio figlio. Ovviamente le farò con lo stile mio, con un po' di materiale di recupero, abbiamo del compensato, e l'idea è quella di fare una qualcosa del genere, chiudere la porta e farla nel mio stile, ovvero con così, qualcosa del genere. Questo l'ho pensato un po' troppo sottile, quindi utilizzerò forse qualcos'altro, qualche altro tipo di compensato. Per la porta potrei utilizzare questo direttamente, per esempio. Questo compensataccio di recupero. O forse semplicemente questo. Magari ottimizzando, non sprecandone troppo, e magari ottimizzandolo. Magari facciamo una porta un po' più carina. Ricordiamoci sempre una cosa particolare, una cosa importante, che c'è il battiscopa, e quindi dovremo considerare che la porta dovrà scendere avanti al battiscopa, magari con una scaletta, che non è che possiamo staccare il battiscopa per mettere la porta delle fate o degli elfi. Si potrebbe anche fare, ma probabilmente si potrebbero incontrare delle resistenze in caso. Anche se poi sono le stesse donne che ordinano queste cose, quindi visto che le case sono comandate dalle donne, magari il problema non si pone. Però cominciamo così a salvare il battiscopa facendola fuori dal battiscopa e mettendoci poi magari una scaletta per far sì che l'elfo, quando esce, abbia la comodità di scendere, insomma. La porta normalmente, ovvio, rimane chiusa, perché verrà aperta dall'elfo quando esce. Cominciamo a disegnarla, perché sennò potrebbe scattare un TSO. Allora, diciamo che magari un battiscopa, questo è un po' altino per essere un battiscopa, facciamo qualcosa del genere. Non è dato sapere quanto è alto un battiscopa, ma comunque. Poi disegneremo la porta. La porta la taglieremo e poi la richiuderemo nuovamente. Ci metteremo anche delle cerniere carine. La porta rimarrà sempre chiusa, insomma, via. Questa sarà la parte frontale, questa potrebbe essere la parte posteriore. La parte posteriore non ha bisogno di nulla, è la parte frontale che ha bisogno di essere rifinita. Magari poi la incolliamo insieme e molliamo il tutto. Magari facciamo poi una sorta di cornice simpatica. Qui, come vedete, potremmo utilizzare direttamente questi materiali per farci la porta e lo stesso identico materiale per fare il contorno. Abbiamo anche altro materiale più o meno adatto, o anche no,
questo, per esempio. Dicevamo, la porta gli daremo una forma un po' più simpatica. E ci metteremo, visto che la faccio io col mio stile. Col stile della mia serie. Anche un po' imprecisa, così viene meglio, nel senso fatico di meno e sembra più vero. Il disegno che ho fatto non mi piace, lo ridisegniamo. Trapano. Cambio punta. Cerchiamo una bella puntona, eh? O forse già che ci siamo, visto che abbiamo su la segatazza, mettiamoci questo così viene più simpatico. Piccolo trucchetto per non avere sempre i cavi in più. Questa adesso la andremo a levigare. Trapano. Eccola qua, che è un po' sbilenca. E ci può stare, no? Eccola qua, che è un po' sbilenca. Che ci può stare. Qui ci faremo una piccola nota. Come piace a me. Con questo pezzo di avanzo ci faremo i capelletti. Tutto bello carteggiato.
andrà qui adesso. Adesso prepariamo lo spazio che sta proprio quello della porta. Chiaramente non andiamo a sprecare troppo materiale. La porta la mettiamo qui in questo angolo. Questa area la verniceremo di nero. Poi di qualche altro colore che adesso non so. E qua pittura ci dobbiamo mettere dei pittelli che faranno i montanti della porta, un po' su questo genere, insomma, come se fossero delle pietre. Procediamo. Dovremo tagliarle oppure usare dei pittelli. Ce li abbiamo anche. Ah, eccolo, va. Ce li abbiamo anche dei pittelli, vedi? Perfetto. Possiamo prendere dei pittelli che sono dello stesso identico spessore e poi facciamo un montante. Tanto questa è una prima prova, voglio dire, ci possiamo stare con un po' di errori, eh? Facciamo un po' più lunghi, poi tanto carteggeremo qui sotto. L'ultimo pezzo lo faremo dopo. Adesso lo tagliamo. Mulatina e poi incollaggio, verniciatura. Ora aspettiamo che la colla prenda, ecco, e questa la togliamo nel frattempo e la mettiamo da parte. Gli capelli poi faremo di un altro colore, neri. Allora, giunto il momento di fare qualche ripintura per proseguire nel montaggio della porta degli elfi. Oggi è il momento dei capelli. Dobbiamo dare un colore ai Ecco qua, prima mano di vernice, mi sembra di Joker, visto da dietro, potrebbe essere anche così, no, ecco qua, carteggiatura intorno, poi daremo un colore grigio, lasceremo
queste parti interne che sembra così rimarranno nere, finiremo con un'altra mano di nero la porticina, un paio di cardini qui, una maniglia, poi sotto faremo degli scalini proprio come nelle case antiche che recupereranno lo spazio del battiscopa, praticamente qualcosa del genere, battiscopa dietro, ok. E questo è quanto. Adesso andrà carteggiata tutta qui intorno, vi risparmio la scena della carteggiatura e poi verniciatura finale. Adesso andiamo a dare una colorata di grigio allo stipite della porta. Ecco qua, finita la porticina degli elfi. Adesso l'ho incollata. È vero che manca la maniglia e manca il cardine. Ora sulla maniglia ci lavorerò subito sul momento e poi vedremo.